Silvio Berlusconi è il grande sconfitto di oggi. L'ex presidente del Consiglio non è neanche intervenuto in aula, nonostante l'avesse annunciato su Facebook, ricevendo l'entusiasmo e la condivisione di tutti i militanti sui social network. Contrariamente a quanto annunciato, è intervenuto Angelino Alfano al posto suo con un discorso equilibrato che cercava di prendere le distanze dal governo Monti pur confermando la fiducia annunciata di fronte al Capo dello Stato e votata al Senato. Il grande sconfitto di oggi è Silvio Berlusconi perché il suo governo da oggi non c'è più, i suoi ministri erano dei semplici deputati che si aggiravano il transatlantico, sedevano sui banchi dei colleghi deputati e soprattutto Silvio Berlusconi rischia di essere un grande sconfitto per il futuro perché in realtà se questo governo Monti dovesse durare fino alla scadenza naturale della legislatura, questo periodo sarà un periodo di incubazione, sarà un periodo di, come un'incubatrice di un nuovo soggetto politico che scomporrà e ricomporrà i partiti esistenti, le culture esistenti, una sorta di DC 2.0, di Democrazia Cristiana del XXI secolo, non il partito solidarista del passato, ma un partito tecnocratico con solide radici europee, un qualcosa di simile alla CDU tedesca. Un partito del rigore dei conti e un partito di ispirazione cattolica sicuramente, e auspicabilmente un partito laico come negli altri paesi. Che posto ha Silvio Berlusconi, una figura come lui, in questo progetto? Attualmente non è chiaro, probabilmente nessuno. Di sicuro il Cavaliere merita la vendetta o la rivincita, se preferite. E dice di preparare una campagna elettorale sulle televisioni, nelle piazze e soprattutto, cosa che per lui è un'assoluta novità, anche su internet e sui social network. Vedremo di cosa sarà capace. Sulla carta però le possibilità che riesca a ritagliarsi uno spazio significativo come vero fondatore di questo nuovo soggetto sono molto basse. Non a caso è Alfano la persona che oggi è intervenuta in aula.